fucili, le urla, le bestemmie, i soldati, i lamenti dei feriti, dei morti. Poi Vannucci fa l'elenco nominativo, assumendo le parole esemplari appunto dei nuovi martiri, non i martiri della Chiesa, ma i martiri della causa nazionale, laica, del giovimento. E noi, dice, e noi ne ricordiamo l'infamia dei despoti di cui furono vittime, dice Vannucci. Dunque la Romagna martire trionfa nel 40. Però toccati questi vertici, la Romagna martire si allontana. Benché Vannucci arricchisca ancora la sua opera con un'altra edizione del 1860, la vigilia dell'Unità d'Italia, aggiunge i martiri quelli che vengono dalle sentenze del cardinale Rivarola di Ravenna nel 1828, gli impiccati che resistono, vogliono convertirsi sulla forca, il racconto di questi giovani che non vogliono convertirsi. L'immagine della Romagna martire si appare nel 48 per due ragioni di fondo. Uno, perché entra in scena Garibaldi, e quindi non è più tempo di martiri, ma è tempo di eroi. L'altra, perché nel biennio cruciale, 1859-1860, la Romagna è assente. Non ha martiri sulla scena. Strette fra la condanna della rivoluzione in miniatura pronunciata da D'Azeglio e la nuova via aperta dal volontariato garibaldino, il romagnolo settario fatica a entrare in quadri eroici aperti dall'azione, dalle celebrazioni di Garibaldi. L'impresa di Mille ne costituisce la prova. Se prendiamo l'album storico-artistico, che è una pubblicazione di straordinaria modernità, piena di immagini, dedicata all'impresa dei Mille, che esce nell'82, 1862, pubblicata di spesa addirittura e poi raccolta in volume, troviamo Normana e Vanci. Tra i molti eroi che fanno ala a un Garibaldi al culmine della fama, nessun romagnolo di spirito. Nemmeno della trafila del 49, pensate, quando Garibaldi che San Blanco Ravello, si fa menzione. Sulla prima fonte ufficiale del garibaldinismo, il salvataggio del 49 diventa l'opera di semplici popolari che Garibaldi conquista da sé. Loro non hanno le simpatie, è Garibaldi che le conquista. Perfino la morte di Anita sarebbe venuta in casa di Doganieri, meglio di un fattore, tutto qui. Il motivo del mutamento di percezione dei romagnoli è forse spiegabile per la loro fuoriuscita dal risorgimento attivo con il plebiscito del 59. Forse per questo, quando viene inventata la Bibbia. Luigi Carlo Torino. Altro che la regione. Forse per questo non se ne trovano fra i volontari per la spedizione dei Mille. Bandi, il figlio segretario di Garibaldi, dice che ne aveva sentito e conosciuto qualcuno dall'accento per le vie di Genova, il 4 di maggio del 1905. Ma poi si era dileguato per sfiducia in Garibaldi. Incredibile per Bandi, uno che non ha fiducia in Garibaldi. Uno dei più noti, già volontari a Roma ai tempi della Repubblica, era Achille Cantoni, ma era in divisa piemontese, non provincia rossa, e decise di non partire per paura di passare da disertore. L'altro era il fucilatore dei preti Callima Cozzambianchi, forlivese, compagno di Garibaldi in Sud America, volontario sui campi lombardi nel 1848. A Roma nel 49, la carriera ce l'aveva, ma pare che fosse molto amato da Garibaldi, tanto che lo lascia dall'amore con un gruppo, una sessantina, per tentare l'invasione dello Stato Pontificio da nord, l'Umbria, che poi finisce arrestando, sapete, finisce. Il mutamento di percezione passa dunque anche dal carattere, che se prima aveva giocato per farli apparire martiri, adesso quel carattere di stabilità è sospetto. Perché? Perché il volontariato garibaldino vuole la disciplina militare. Questo è il punto. I romaioli non sono capaci. O sono non ritenuti non bravi soldati, senza disciplina. Il giudizio negativo si conferma come stereotipo sulla stampa del garibaldinismo. Ai tempi delle imprese di Aspromonte, qui siamo già dopo l'unità, ancora fra i pochi volontari che arrivano dalla Romagna, quei pochi disertano tutti.
Stando al minimo di Celestino Bianchi, dedicato ai martiri di Aspromonte, Celestino Bianchi è un garibaldino al 100%, fa un libro proprio in Istanbul immediatamente dopo. I romagnoli figurano come ritenti alla leva, disertori e sleali. La reputazione dei romagnoli non migliora con l'impresa di Roma del 67. Ancora Garibaldi vuole prendere Roma, sapete, non c'è legge. Secondo un'imponente ricostruzione che questa volta fa addirittura Felice Cavallotti, segretario del Partito Radicale, il successore di Garibaldi. In Parlamento è Felice Cavallotti. Bene, Cavallotti fa un libro sull'impresa del 67, quella di Mentana, la pubblica due anni dopo, e i romagnoli addossa le diserzioni che portano alla sconfitta di Mentana, anzi è colpa dei romagnoli sia Mentana a perso dei romani. Non dei francesi, diciamo, di Chassepoe, che di quei fucili non hanno sparato, tra l'altro. Dicono, no, sentite il suono. C'erano loro fra i circa 200 volontari che il 2 novembre lasciano e tornano a casa. Incapacità, indisciplina, sfiducia del padre. Fra le ragioni però, perché qui c'è qualcuno di dietro questo giudizio, ed è Mazzini, è il nemico, per Garibaldi sapete che nonostante quello che si racconta, il nemico è Mazzini. Fra le ragioni della diserzione, Cavallotti appunto insinua l'opera segreta della setta. E dice Cavallotti, si diceva che la maggior parte di costoro obbedisse concordia ai segreti intendimenti che i romagnoli, quasi tutte filiali a segrete società repubblicane, fossero chiamati dai campi perché alle rispettive case diventassero morti consulti rivoluzionari. Cioè, tornate a casa, facciamo noi il moto rivoluzionario, non quello pericoloso, non quello di Montalatone. Preso. Ora toccherà però alla nebulosa, qui entro in giochi la lingua, del radicalismo romagnolo, tenuti insieme dalla massoneria, reinserirsi nella letteratura garibaldina, a partire dalla mitologia della trafila, per la quale Garibaldi, liberatore, non sarebbe stato concepibile senza questo scampo, e dice, salvato all'Italia già nel 49, e questo lo scrivono sulla lapide. È una delle prime lapidi poste sullo storico percorso del 1849. La mettono nel 67, siamo nel 1867, ecco i radicali repubblicani che tentano di reinserirsi, il primo atto è la monumentalizzazione del capanno da caccia al Pontaccio di Ravenna. È uno dei diffusi, il famoso capanno che c'è ancora, di Garibaldi, rifatto. Acquistato in quell'anno dalla Società dell'Unione Democratica di Lavoro, lo comprano proprio per salvare. E infatti quel momento che è. Quasi per contrappunto e forse per rimarcare la sua piega repubblicana, man mano sempre più manifesta dopo la delusione di Mentana, si ha un'esaltazione della Romagna da parte dello stesso Garibaldi. Ecco la storia. Specie nei suoi romanzi storici e nelle memorie. Tra i romanzi storici spicca appunto Cantoni Volontà. Quel cantone che non era stato visto nel 59, adesso lo vedo nel 60, adesso lo vedo nel 70, Garibaldi pubblica questo romanzo storico e fa di Cantone addirittura quel forlivese caduto il 3 novembre del 1867 durante la battaglia di Mentana, appunto alla guida della quarta colonna di volontari, lì tu dici il bel romagnolo come l'Apollo di Figlia e esaltato da Garibaldi, addirittura dice, se ne accorge adesso, che Cantone aveva salvato la vita di Garibaldi a Bellezza nel 49, un episodio cui nessuno aveva mai parlato, ce ne ricorda nel 70. Gli aveva salvato la vita personalmente, quindi è un eroe importante, ha salvato Garibaldi, più del marchigiano che gli spara in bocca. Ma è soprattutto con le memorie del 72 che Garibaldi recupera i romagnoli. Garibaldi fa della trafila romagnola l'esempio di una svolta storica. Ecco, qui vede la trafila. Finalmente gli italiani, dice, dopo aver smarrito per secoli le virtù guerriere, cioè la decadenza, erano tornati a battersi salvando il proscritto, cioè se stesso, salvando di lui. La Romagna diventa una rinascita antropologica degli italiani, quelli che non si battono, lì ci sono battuti, la Francia più di noi, e lì è rovesciato. Garibaldi immaginava di essere stato salvato grazie a una società romagnola compatta, ostile al governo. Tolte le beghine aizzate in confessionale contro i garibaldini,
in Romana nella quale le spie non esistono, non possono esistere. Dice, Giove osservava, passando, che nessuno tra quelle popolazioni generose è capace di scendere alla delazione, e raccogliendo un proscritto, essi lo custodiscono come cosa sacra. La lunga dominazione del più perverso, del più corruttore dei governi, il Papa, non è stata capace di ammollire, depravare il carattere di quelle maschie e generose popolazioni. Che dico lì? 1872 era sepolto. Questa Romagna, indicata da Garibaldi negli anni 70 come vittima del governo dei moderati, però ha anche un altro rischio, quello di essere preda dei massiniani. Questa Romagna Garibaldi contrappone la Romagna garibaldina, la vera Romagna repubblicana, non quella massiniana, ovvero l'unità delle forze democratiche. Questo è il suo disegno. Fare l'unità delle forze democratiche è il disegno massonico, Garibaldi è un 33. E si compiace di questa Romagna perché lui dice già esiste, tant'è che in una lettera Eugenio Barzania, repubblicano di Cesena, già colonnello garibaldino, dice questa lettera del 72, gli dice, qui sono già in atto fra le forze popolari quell'accordo potente della democrazia, l'unità di sovranità. Ma sotto il dito garibaldino, ma non massoniano. Uno schieramento politico che poi lui ripeterà di lì a qualche anno col farlo in Italia, la legge democratica, che è il tentativo maggiore fatto da parte di Garibaldi di inserire le forze popolari nello Stato monarchico. Non riuscirà quel disegno della legge democratica, ma su quella legge democratica Massimiliano eviterà qualcuno contro. Quando si è piccoli, sapete, bisogna distinguersi per il niente, perché nulla è più insidioso che quello che è simile a te. Allora, già Freud lo sa questo meccanismo, e quindi Massignani è capito. Allora si può dire che l'immagine della Romagna violenta nasce proprio qui, dal 72 in avanti, nel fondersi di due momenti. Da un lato, le elite politiche radicali e repubblicane, che utilizzano questa nomea rivoluzionaria in funzione di integrazione negativa o conflittuale con le istituzioni monarchiche, perché anche litigando si è in collegamento. E quindi è una forma di integrazione negativa, sovversivi, sono cattivi sì, però alla fine poi si governa. Dall'altro, ecco la novità, su cui potremmo fare un po' in futuro, la scuola lombrosiana. La scuola lombrosiana, cioè gli studi antropologici e giuridici che nascono in Italia, che sono una grande scuola di valore europeo, dai primi anni 90 fanno della Romagna uno dei loro centri degli studi. Già Ferrero, abbiamo visto Bologna, ma Ferrero è allievo di Lombroso, sposa di Ventura sua figlia. Cosa fanno i lombrosiani con tutti gli allievi? Fanno del bellismo romagnolo un aspetto positivo, il delitto in Lombroso è positivo, non è negativo, attenzione alle condanne moralistiche, è positivo perché scuote la statica sociale. Quindi la Romagna recupera in questo senso anche il valore positivo del suo essere sovversiva, perché serve, anche il delitto serve a scuotere questa statica sociale, e quindi ci rivedremo nel prossimo convegno.